Giorgio Simani, una finale, un pareggio che vale oro. Gran primo tempo, pressing a tutto campo, non avete sicuramente fatto i conti dall'inizio. Ma l'idea era questa, cioè andarli a, insomma, prendere così alti con un pressing asfissiante. Loro sono degli ottimi palleggiatori, quindi l'idea era di non farli giocare. Siamo riusciti, direi, benissimo il primo tempo. Abbiamo preso quel gol sul finale. La partita finale, un po' il fischio finale. Il primo tempo è stato come il gong un po' incensionato. Sì, esatto. Poi ci siamo ripresi nel secondo tempo. Alla fine, insomma... carattere per andare a pareggiare. Sì, siamo andati a riprenderla. È stata una bella partita, però, credo, maschia, ma alla fine anche corretta. È chiaro che, insomma, ci sono delle proteste. La partita è importante, perché comunque ci stiamo giocando il primato del girone Finlandia, del girone, certo. Quindi... noi siamo contenti, credo anche che il pareggio sia il risultato più giusto, credo. Adesso 3 vittorie, sarete i vincitori? Sì, se non sbaglio, sì, perché loro hanno 2 partite da giocare. Conta lo scontro diretto, esatto, all'andata, vinto. Vinto, quindi, che abbiamo pareggiato. Infatti avevamo, ho detto ai ragazzi negli spogliatoi che avevamo 2 risultati su 3, quindi chiaro che non puoi giocare per il pareggio, ma comunque quando poi sei lì è chiaro che mantieni il risultato, no? Quindi benissimo, benissimo, vediamo se riusciamo a vincere. Però è un girone strano, nel senso che a volte ci sono sorprese, bisogna stare attenti. Sì, sì, anche noi abbiamo avuto sorprese, abbiamo perso col Ceretano, un'ottima squadra, qualche pareggio qua e là, anche loro, quindi poi magari rischi di prendere sotto gamba qualche partita e quindi devi stare attento. 3 partite sono 3 finali adesso, perché comunque vogliamo vincere il campionato. Certo. Poi il girone, il girone. Poi vedremo nei playoff. Poi ai playoff ci penseremo, però mi sembra una squadra che siete molto attrezzati. Sì, siamo attrezzati, alcuni ragazzi purtroppo non li ho fatti giocare, mi è dispiaciuto, altri erano assenti. Quest'anno abbiamo veramente una rosa ampia, quindi insomma cerchiamo di arrivare in fondo, poi vedremo. Certo, più avanti possibile. Esatto. Grazie, complimenti e buon proseguo. Grazie a te.